sì! Il fascicolo dove sta? Il fascicolo. Oh. Dunque, causa per danni morali e materiali intentata da Alberto Dal Pra contro Finetti Fernando, Giovanardi Felice, Antonio Spannato, Mattioli Remo, Boffi Domenica, eccetera, eccetera, di nazionalità italiana, e Omar Abdul Youssef El Rashid, di nazionalità araba in contumacia. Un momento! E lei chi è? Io sono il segretario del mio signore, Sua Altezza Omar Abdul Youssef El Rashid. Lui dice, io dico. Lui pensa, io penso. Lui innocente, io innocente. Quindi lei risponde dei reati a lui ascritti? Se lui colpevole, io colpevole. Ma un avvocato non ce l'ha? Eccoli, arrivati adesso di Aqaba, Emirato Golfo Persico, casa nostro padrone. Omar El Rahmani, Gebel El Tariq. Shamel Hemel Arik. Ma che sono queste presentazioni? Che siamo in un salotto? Procediamo. La parte lesa, Alberto Del Pra. Sono qua. La parte lesa, venga avanti. Non posso, come diceva lei, sono leso. Tutto leso? No, tutto no. La lingua funziona, difatti adesso parlo e li sputtano tutti. Del Pra! Del Pra! Oddio, silenzio! Che cos'è? Silenzio! Chiedo scusa, signor Pra. Ma che scusa? Adesso vi ascrivo anche il reato di minaccia. Avete visto? Allora. Dovete stare calmi. E lei esponga i fatti. Mia moglie, Francesca. Francesca Cherubini in Del Pra, piacere. Piacere. Avanti, Del Pra, venga al punto. Al punto? Al punto esclamativo. Questa è una storia di punti esclamativi. L'importante è non lasciare punti interrogativi nell'esposizione dei fatti. Cominci dall'inizio. La mia povera mamma... Evelina. Evelina aveva perso ogni speranza quando ecco che sono venuto al mondo io. Ma cosa fa? Mi racconta la storia della sua vita adesso? Me l'ha detto lei dall'inizio. Ma dall'inizio della vicenda giudiziaria. Era per non lasciare punti interrogativi. Cerchi di essere più conciso, per favore, eh? Vabbè, allora salto la giovinezza felice, l'adolescenza turbolenta... E parto dal momento in cui divento proprietario di un cantiere navale messo su col sudore della fronte. Oh, grazie. Delle ascelle e anche di altre parti del corpo che adesso non è il caso di elencare, data la presenza delle signore. Buffone, col sudore della nostra faccia! Tavola. Accidenti, Del Pra. Veramente formidabile. Chissà quanto le sarà venuto a costare. Più che altro ci è voluta molta pazienza. Si trattava di un modellino. Eravamo solo allo stato di progetto. In quanto io mi trovavo in momentanee ristrettezze economiche per via della congiuntura, che mi causava anche grossi problemi col personale. Scusi, dottore, per il mio stipendio. Ma cosa se ne fa di tutti questi soldi? Deve andare dal parrucchiere. Da domani la pettino io. Del Pra, oggi è il terzo stipendio che non hai pagato. Su le mani dalla grisaglia. Ad aspettare, ci devi a fin pagare. Oggi è il 27. Calma. Silenzio. Operai, amici, ho una buona notizia per voi. Entro questa sera le vostre istanze saranno esaudite. Vorrei ben vedere. Promesso. E adesso tornate al lavoro, non rompetemi i coglioni. Del Pra! Del Pra! Ormai si è fatto notte! Se paghi solo botte! Del Pra! Del Pra! Ormai si è fatto notte! Se paghi solo botte! Del Pra! Del Pra! Ormai si è fatto notte! Se paghi solo botte! Del Pra! Del Pra! Ormai si è fatto notte! Nessuno chiama il 2, passo.
X1 chiama X2, smettila con quella musica, passo. XY, mi senti? Qui XY2. Ti ascolto, mi senti? Sì, forte e chiaro. Senti, Francesca, io sono circondato dal nemico. Mi trovo sul canale. Cerco di squagliarmela col canotto. Aspettami all'attracco previsto come da piano X112. Ok, ricevuto, passo e chiudo. Gli è fuggito! Ci ha fregato! Andiamo, cancelli! Pronto, controordine. Passiamo al programma di emergenza. Appuntamento alla postazione Y5 con antitetanica. Passo e chiudo. Voi l'avete trovato! Operai, amici, pazientate, sarete pagati. La nostra non è una ditta, è una grande famiglia. E voi siete tutti i miei figli. Facciamolo star zitto, quel buffone! Operai, amici, pazientate, sarete pagati. La nostra non è una ditta, è una grande famiglia. E voi siete tutti i miei figli. E lei è un pupazzo. Amici, pazientate. Operai, amici, pazientate, sarete pagati. Ma che? È un altro pupazzo! Ci sta prendendo per il culo! È una grande famiglia! Peccato! Se l'era lui, gli ha ritirato la pietra! Ma che cazzo fate? Tirate i sassi? Ma loro siete stronzi! Accidenti a te, come sei pallido. Mi sembri un po' sbattuto. Soprattutto sbattuto. Non puoi andare avanti così. Qui se non ci salva l'arabo... E l'arabo in questione era appunto Omar Abdul Youssef El Rashid, qui rappresentato. Molto indegnamente. Berto, la pilloletta. Racconti come doveva salvarla questo signor Abdok El Rashid. No, no, Omar Abdul Youssef El Rashid, incommensurabile principe dell'emirato di Ahva.
vive coi propri figli. Perché noi siamo una grande famiglia. Il cantiere non è mio, ma è soprattutto vostro. Beltra, come mai quando si parla di dire che gli utili non ci sono mai stati, è giunto comunque il momento di voltare la pagina. Io vi voglio dimostrare chi sono. Io sono uno che ha i coglioni così. Sono capace di lottare come un gladiatore. Sarò il vostro condottiero e se voi vorrete essere i miei soldati, io vi condurrò la vittoria. Veniamo al sodo. Quando ci paghi? Me l'aspettavo questa domanda. Questa domanda me l'aspettavo proprio. E che cosa rispondi? Che cosa rispondo? Io ti rispondo che... non so cosa rispondere, sono disperato. Sono una merda, sono un vigliacco, un buon a nulla. Ma voi dovete aiutarmi, non potete farmi morire così. Delpra, ce li darai 3 mesi di stipendio arretrati? Sì, sì. E anche l'aumento che ti avevamo chiesto? Sì, sì, sì. Bene, siamo con te. Grazie, amici, grazie, grazie. Un momento. Prima una firmettina, abbiamo già preparato il contrattino. Non ho la penna. Come mai avete le penne? Allora, tutto a posto? Tutto a posto, dottore. Porca miseria, mi raccomando, eh. Stanno arrivando, scatta! Più veloce della luce del sole! Debra, molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Sono le mie guardie del corpo. Del corpo? Ah, scusi. Io sono Hakim. Servitore del nostro grande padrone, Omar Abdul Sef El Rahid. Quello che io ascolto, lui ascolta. Quello che io dico, lui dice. Quello che io vedo, lui vede. E lui cosa fa, scusi? Chi? Ah, oh, scusi. Dicevo, quello che io vedo, lui vede. E io vedo che questo cantiere è piccolo e squallido. L'abito non fa l'arabo. Dietro quelle lamiere si nasconde una tecnologia nautica che a Cuneo se la sogna, non mi creda. Prego, si accomodi. Venga a vedere. Cosa c'è lì? Ecco, alla sinistra per chi guarda c'è il reparto ancore. Uh-huh. Alla destra il reparto bussole. A certi rumori non ci si abitua mai. Prego, cosa? No, dice... Come reagisce? Di un po'. L'ha abboccato, l'ha abboccato. Bene, allora passiamo alla seconda fase. Forza, ragazzi. Dai. È veramente impressionante. Non hanno il senso della misura. Da qua, presto. C'ha da sembrare in mille. Sì, aspetto. Via. Perdoni la confusione, ma siamo sommersi dal lavoro. Ma tutto questo non corrisponde alle informazioni che ho avuto su di lei. Ma le lingue, la concorrenza. Mi piacerebbe visitare un capannone a caso. Quello laggiù. È il numero 4! Ma perché grida? Mi scusi, è l'abitudine al comando. Prego, da questa parte. Presto, al numero 4! Tutti! Quanti operai ha? Come? Operai, quanti? Non lo so, non sono mai riuscito a contarli, ha visto? Non stanno mai fermi. Forza, fate presto! Dai, arrivano! Siamo qua, eh? Prego. Buon lavoro! Ikiala vi protegge! Grazie! Grazie! Mi piacerebbe vedere un altro reparto.
Buffy, vuol visitare un altro reparto, il numero 5, assemblaggio. Citofona che stiamo arrivando. Bene, dottore, al 5! Citofona in fretta. Forza, volare! Dai, dai, così non ci vuole che adesso. Mettiti gli occhiali. E mettitela anche tu. Ultimo. Indietro! Cazzo, non ci vedo. Al 5, al 5, un momento, scusate. Faccio qui? Che succede? Cosa c'è? Non si può entrare? Si sente male? No, sto pregando. Pregando? Un fedele? Lei è musulmano? Sì, ma rimanga tra noi, sono cose delicate. È mai stato alla Mecca? Tutti gli anni, luglio e agosto. Prego, accomodatevi! Cosa vuole? Il paese è piccolo e praticamente derivano tutti dallo stesso ceppo. Bene, è stata una visita molto soddisfacente. Ciò che ho detto lui dice, ciò che ha ascoltato lui ascolta, ciò che ho visto lui vede. E se volesse anche scrivere ciò che lui scrive, qui c'è l'ufficio, mi firma il contrattino e... Omar Abdul Youssef Rahid è un uomo capriccioso. I suoi affari ama definirli per conto proprio. Giusto. Prima vorrà conoscerla. Ormai tutto quanto dipende soltanto dalla simpatia che avrà per lei. Beh, potrei invitarlo a casa mia, ma temo di non essere all'altezza. Ah, non si preoccupi. Il mio signore è di gusti semplici e si contenta di poco. Allora faccio la pizza. Basterà un tappeto persiano perché si possa sedere e delle orchidee da poter guardare, da mangiare dei piccoli assaggini di frutti di mare, ostriche naturalmente, botarga e fegato d'oca, in un'atmosfera tutta orientale. Beh, io organizzo, ma mi raccomando però, eh. Alla mano! Il tappeto persiano, signor pretore, lo ebbi in prestito dall'inquilina di fronte. Ma tutto il resto dovetti pagarlo impegnandomi l'ultima argenteria rimasta. Come se ciò non bastasse, che Allah lo faccia affogare in un pozzo di petrolio, Omar Abdul Youssef Rashid si presentò inaspettatamente con le 12 mogli, che erano molto carine, ma che mangiavano come un esercito di guerriglieri curdi, senza contare Hakim e le due guardie del corpo. Ancora qui sei. Non si trova più personale qualificato. Da voi Domenico, metti su quella musica, per favore. Come sono belle le mogli di Youssef. Non si vede niente. Non si vede niente, però guarda che bei capelli biondi che hanno tutti. Oddio, mi sta guardando di nuovo. Non ho fatto altro tutta la serata. Sai chi mi ricorda? Omar Sharif, in quel film della spia. Tu lascialo spiare. Gli occhi non sono le mani. Pregatene. Beh, ma mi hai fatto mettere questo vestito. Immaginare. L'immaginazione non costa niente, omaggio della ditta.
Sala de house. Sala de Non lo metto mai, quasi mai. Come vanno le cose del Prat? Tu fatti i cazzi tuoi e pensa a versare lo champagne. Se le cose vanno male, i cazzi saranno i suoi. Prego. No, no, nostra religione vieta alcolici. Stronzone, mi stai rovinando tutto. Vai. Grazie. Brava. Grazie. Alun el tarik del malà halibun. Ti scusi, com'è che ha detto? È un'antica espressione araba, dolce e poetica, forse un po' colorita. E il mio signore dice che non ha mai visto una luna appoggiata su un così bel... Ah, è un po' difficile da tradurre. Come dite con educazione, culo? Ah. Deve essere scoppiata la lavastoviglie, scusate, eh. Allora, del Prat, avanti. Mi scusi se fumo, ma sono un po' nervoso. La festa durò fino al mattino e nonostante la sciagura in cucina, le cose si erano messe per il meglio. Tant'è vero che a un certo momento il signor Hakimi, segretario di Sua Altezza, esattamente alle 4:27, intonò una canzone napoletana. Oh, sole mio! No! Come no? Sì, lo giuro! No, ma dicevo di no a mia moglie, mi ha messo in bocca la sigaretta dalla parte accesa. Scusa, mio amore. Dottore, preferisce che prosegua io? La prego, avvocato, non mischiamo le dialettiche. Avanti! Francesca, vai avanti tu, mi fa male il piede. Prima d'andarsene, Youssef ci fece capire con parole sue che avrebbe firmato il contratto e che avrebbe versato un anticipo di ben mezzo milione di dollari. 500,000 dollars. Dopo, lega contrattino prima. Per la consegna entro 12 mesi. Per le bionde. No, non capisco. Dunque, postilla. Volendo aggiungere una tredicesima perla bruna alla sua collezione di perle bionde. Non capisco la postilla, mi scusi. È una postilla determinante. Il mio signore è un uomo molto capriccioso, gliel'ho detto. E l'altra sera a casa sua, alla festa, il suo cuore ha palpitato più velocemente. E il suo harem gli è sembrato d'improvviso incompleto. Ora vuole aggiungere una tredicesima perla bruna alle 12 che già ha e tenerla sempre per sé. Quello che io ho scritto, lui ha scritto. Ah, lui vorrebbe aggiungere una tredicesima perla bruna alle 12 bionde che ha. Eh sì? Sì, tanto... sì, tanto non costa niente. Prego, s'accomodi. Cosa fa? Sono 10 milioni di dollari. S'accomodi! Ah! Ah! Oh, che male. Quello che ho dato a te, ho dato a lui. La segni, la segni. E ricordati che non cederò mai all'arabo e alle sue postille. Che male. Beh? No, niente. È una piccola questione di dettaglio sulla quale non siamo d'accordo. Una cosina. Una tredicesima per la bruna. Ah, che bella espressione. Oltre a essere bello, Youssef è anche poetico. Chissà come starei col velo. Francesca, non diciamo stronzate. E poi, oggi le distanze non contano mica più. Ti verrei a trovare quando vuoi, anche molto spesso. Va bene, così diventerai l'amante di mia moglie. Lo so che non è possibile, però potresti pagare gli stipendi arretrati, comprare nuovi macchinari e io diventerei la favorita dell'harem. Chi sarà a quest'ora? Vado ad aprire. Mm-hmm.
La favorita dell'harem. Regaleremo un pozzo di petrolio. Grazie, acqua e olio tutto a posto. Bene. Vediamo se vi fa ridere anche questo. Allora, la vedete questa? Io adesso stacco la sicura e conto fino a tre. E sapete che cosa succede dopo che io ho contato fino a tre? 4, 5, 6. Ridete, ridete, vedrete che casino vi succede. 7, 8, 9, 10. Permette? Ah, mancava giusto lei. Le porto una nuova proposta. Anch'io. Oh, ai, ai, oh. Ma Berto, ma cos'è che hai fatto? Sei matto? Pensavo di essere nell'harem. Scusi tanto, eh. Grazie. Mi scusi, ma non sono riuscito ad usare la potenza dell'avambraccio. Prego. E il signor Hakim voleva parlarti di una nuova proposta. Sì. Dica. Il mio signore ci ha pensato su e si è reso conto che non può separare per sempre quello che il vostro Dio ha unito. Meno male. E allora ha acquistato qui in città una meravigliosa villa approntando una stupenda alcova. E allora? E allora ha deciso che sia contento di una sola notte d'amore. Una sola notte d'amore? Sì. Ma per chi mi ha preso? Per una puttana? No. Fuori da questa casa, eh? No, ma scalzone, ruffiano, no. Manutengo! Non faccio così! Fuori! No! Vada, che c'è! No! Devo delinquente del tuo padrone! Fuori da lì dentro che c'è tutto, eh? Schiavole a malora! Capisco sposarvi, ma una sola notte d'amore? Ma come si permette? Brava, amore mio. Ho perduto un affare di miliardi, ma ho ritrovato mia moglie. Adesso mi sento in grado di affrontare i miei operai a testa alta. Senza il peso delle corna. Fratelli italiani, siamo tutti figli della stessa terra. E non permetteremo per Dio che un arabo insulti la nostra nobile stirpe. E allora diremo di no ai suoi soldi, al suo petrolio, alle sue libidini, ai suoi bassi istinti animali. E viva l'onore e la dignità. Andiamo, va. Vedo che mi avete capito. Me. Ho fatto una di quelle sparate che se la ricorderanno per un bel po' di tempo. È stato difficile? Purtroppo ho dovuto essere molto crudo. Spero che non me ne vogliano. Vieni fuori, Debra! Vieni fuori, Debra! Vieni fuori, Debra! 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 Basta indugiare! Debra! Debra! Te la devi dare! Falla scopare! Debra! Debra! Basta indugiare! Fallela trombare! Gliela dà o gliela dà? Vertenza ai cantieri del Pra! Tutti i cantieri della città in agitazione per solidarietà e sostegno... Non preoccupatevi! Gliela devi dare! Buongiorno. Ho dovuto lasciare l'inaugurazione per venire qua. È una brutta situazione. Eminenza? Cosa vuole? Siamo nelle mani del signore. Io direi in quelle della signora e non proprio le mani, vero? Basta aspettare! Gliela devi dare! No, io non ce la faccio più.
Sindaco, ministro del lavoro, presidente della regione, i sindacati, il vescovo. Francesca, la nazione chiede il tuo sacrificio. Niente da fare. Ma fallo, cosa ti costa? Su, per una notte sola. È come levarsi un dente, fai come se fossi io, chiudi gli occhi. Fai un sacrificio. Pensa a Muzio Scevola. Mi ha offesa. E se gli arabi ci chiudono il rubinetto del petrolio? Tutte le macchine ferme, le aziende paralizzate, sarà un inverno d'inferno. I vecchi moriranno come delle mosche negli ospizi e nelle scuole i bambini con le mani gelate chiederanno alle maestre. Di chi è la colpa? Dei coniugi, anzi, della signora del Pra. È seccante, scusa, eh. Ah, sì, sì. Sì, sì. È lui. È lui? Per me? Sì. Pronto? Sì, sono Francesca del Pra. Beh, se me lo chiede lei, non posso che rispondere presente. Brava. Ho ottenuto il consenso di mia moglie, in seguito a pressioni, diciamo, venute dall'alto. Youssef ci mandò a prendere alle 19 in punto del giorno fissato da una lussuosa Rolls Royce bianca che doveva condurci nel piedaterra di stile arabo che lo sceicco si era fatto costruire. Bella, questa automobile? Salvi i nostri figli dalla fame! Stiamo facendo il nostro dovere. Prego? Il mio signore, dici chi... Oh, è lei! Ah, sì. L'ho riconosciuta dalla voce. Dicevo che il mio signore è molto felice che finalmente la sua 13ª perla bruna sia qui. Contratino! Capuccetto. Mi scusi, ma ho la mano prensile. Habada. Quello che è scritto è scritto. Sì. C'è anche l'assegnino. Ah. È giunto ora il momento di separarci. Ciao tesoro, vengo a prenderti domani mattina. Mi raccomando, fai solo l'indispensabile. E ricordati, fa più male a me che a te. Ciao. Abdallah, Haba. Ambarandam. Beh, cosa c'è? Non si esce di lì. Ah, ho capito, si esce anche di là. È per me lo stesso, uscire di qua, uscire di là è lo stesso. Si esce? Si esce o no? Beh, da che parte si esce? Oh, ma buonasera, signorine. Ah, è l'harem. Andiamo, toglietto. Cosa fa? Mi spoglia. Ah, anche i pantaloni? Faccio io. Beh, è stato come uno scambio, ci ho guadagnato io. Ah!
Sorpresa? Forse un po' delusa. La natura deve seguire il suo corso. È nostra antica tradizione offrire all'ospite che si allontana il tè del commiato. Ah, è lei? Stavo scherzando con le sue mogli. Mi hanno truccato, mi hanno vestito. Sono simpatiche, gentili. Sono tutti uomini. Un momento, cornuto sì, ma culatone no, Francesca, aiuto! L'arabo è un culatone, sono tutti culatoni, siamo caduti in un'imboscata, vogliono approfittare del mio corpo! Aiutami, nascondimi, portami via! Francesca! Francesca, aiutami, fai qualcosa! Tornerò a prenderti domattina! Berto, su con la vita, fa più male a me che a te! No, no, fa più male a me! Preferisco rompermi le gambe. Andiamo a vedere cosa è successo, ragazzi. Cosa fa vestito così? Il mio culatone non vuole mia moglie, vuole me. Ebbene, allora. Che differenza c'è? Per voi. Dai, fai il bravo, va a fare il tuo dovere, forza! No, un momento! Scusaci, Debra! Voi siete pazzi! Ma non puoi rompere il contratto, la clausola è determinante! Ma il culo non è una postilla! Ti tocca sopportà! È per questo che chiedo una condanna esemplare che mi ripaghi. Accidenti, che storia! Mi vengono i brividi alla schiena. Ma cos'è? Eh? Che bello! Che pensiero gentile! Questi sono di Youssef! Sono per te? Permesso? Permette, signor pretore? Prego! Dottore, una buona notizia. Dica. Noi ritiriamo la denuncia e lo sceicco le garantisce l'acquisto di 12 cariddi. 12? 12, 120 miliardi. Ci sono postille? No. E siamo tutti amici, pizza, prosciutto e fichi, cartoni giapponesi per bimbi meno tesi. Se metto in primo piano un culo tondo tondo, riempirò la mano ed apro in tasca il mondo.